Ragazzi, buongiorno, buon risveglio col tocco delle campane delle 7. Ci prepariamo, adesso mi recupero, pioggia e langra, per fare questa manifestazione di oggi. Si intitola Un dì al Maso, molto molto bella, la paragono a quella dell'anno scorso, via. L'unico problema può essere il meteo. Come vedete, il cielo è molto molto cupo, non piove, però mi sa che oggi prendiamo tanta acqua. Chiacchierato, ho preso un caffè con Checco e abbiamo fatto uscire il sole. Ho già caricato due video sulle problematiche grandi carnivori e qua, guardate qua la ranetta, non ce l'ha fatta attraversare la strada. Dai, Ais, mangia la macchina. È carne, mangia. Non la mangia. Non gli piace la rana, la preferisce fritta. Guardale qua che arrivano. Dai, pioggia, Duma. Ale. Dai, lagra. Allora, avete preso 2 giorni di acqua, eh? Ciao bella, ciao bella, Madonna se sei sporca. Vuoi il pane? Vuoi qualcosa? Cosa vuoi? Andiamo? Andiamo? Vuoi dare il bacetto? Angra, mi vuoi dare il bacetto? Dai, dammi il bacetto, brava, brava, brava. Ale, Duma. Oggi camicia multicolor arlecchino della All Feder di Alberto Bonetti. Qua, anche le vacche vogliono venire via con pioggia, hanno fatto amicizia. È pioggia, Duma? Fatto la galleria, sto lasciando Canal San Bovo e sono in direzione Zortea, dove si svolge la manifestazione Un dì al Maso. Questa è la valle del Vanoe, come vedete qua, sempre costruzioni molto caratteristiche, tipiche, soprattutto del Trentino, ma della montagna in generale. Vetri un po' appannati e pazienza.
cercare, dato che è il punto di partenza per la un dì al Maso. Il punto di partenza è qua perché c'è un sacco di gente, sicuramente. Madonna quanta gente. Adesso parcheggiamo da qualche parte, laggiù era tutto strapieno. Vediamo qua se c'è un buco, no, questo è un incrocio, boh, qualcosa troviamo, dai. Visto che sono qua, adesso ho deciso di girare indietro, trovarmi un parcheggio più vicino. Così vediamo bene giunta. Via, pronti a partire, sellato pioggia. Oggi, domani dovrei anche vedere Andrea di Omnia Sale, così vi faccio conoscere un po' di allevatori anche qua in Trentino. Pioggia, siamo a posto a Duma. Langra, si aspetta la retromarcia. Che andiamo a raggiungere i gruppi, sperando che non siano partiti tutti ancora. Ma sempre col pubblico, ecco, dicevo col presidente, no? Perché i miei video sono anche scherzosi. Quando vedo le belle signore che hanno i balconi fioriti, li filmo sempre. No, ecco i gerani. Anche il cane. Questo è il presidente, come ti chiami? Io mi chiamo Federico Ferlini, sono qui da qualche tempo ormai. Abbiamo organizzato questo giro che rientra nelle giornate della Desmontegada. Bellissima, ci sono stato l'anno scorso, è fantastica. Il giro si propone di far conoscere ai nostri visitatori le realtà della montagna e dei paesi di montagna del secolo scorso come minimo. Sì, lo sfalcio, cosa c'è? Sfalcio, pastorizia. Sfalcio, c'è pastorizia, ci sono i lavori di una volta, c'è la vita del piccolo borgo. Le seconde tappe c'è il borgo, c'è il fabbro, c'è chi fa le ceste, un po' di attività di un okay. Che adesso non si trovano più. Sì, sì. È bello farlo conoscere ai giovani, certo, sperando che si avvicinino di nuovo alla montagna. Boh, io vi ringrazio e procedo alla passeggiata. Ciao, ciao, ciao. Ha coperto i gerani, ma non fa freddo. Ciao. Ciao. Dai video, non sto facendo video. No, sì, sì, a tutti. Ho filmato quella bella signora lì, ha coperto i gerani, ha paura che abbiano freddo lì sul balcone. Il balcone. Il presidente mi ha autorizzato. Eccoci partiti, non so che gruppo è questo. E io li seguo. Una bellissima stalla, sta qua a vedere com'è strutturata, della Wolf sicuramente. Le immagini parlano da sole. Ragazzi, la signora, come ti chiami te? Mirella. E hai guardato tutti i miei video dell'anno scorso? Tutti, bellissimo. Deggio arriva in tutto il mondo adesso, con le sue mule. No, ma bellissimo, proprio bello, poi l'anno scorso era una giornata. Stupenda. Sì, spettacolo. Domani speriamo che sì. Sia uguale. Oggi non è delle migliori, ma... No, ma si è sistemato bene rispetto a ieri. Bello, ok, continuo a guardare i miei video qua dal Trentino, allora. Sì, certo, ma come no? Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Sentite il rumore degli zoccoli su questi calatà.
siamo i signori che adesso vi fanno vedere un po' le lavorazioni delle ceste, cos'ha? E dimmi un po', come mi hai conosciuto te tramite i miei video? Sì. Perché guardi i miei video? No, perché sei simpatico, molto simpatico. Tutti li ho guardati, tutti li ho guardati. E continui a guardarli perché faccio ridere, vabbè. Adesso mi metto qua, ascoltiamo un po' la spiegazione che fate qua col gruppo. E qua fate le ceste in Vimini? No, in nocciolo. Tutto nocciolo, bello. Sì. Sì, sì. Da noi lo fanno con il, come si chiama, il Vimini? Adesso spiego la differenza del Vimini e del nocciolo. Ah, la dici qua? La dico ok, qua, ok. Allora mi metto qua col gruppo. Buongiorno. Che la posizione delle ceste, in base alle dimensioni, possono avere vari utilizzi, dalla legna ai funghi, le gerle una volta le usavano per trasporti materiali, per le donne per andare a fare la spesa, trasporti materiali, mere, patate, roba porto, andare alla cooperativa a prendere anche la spesa, perché no? Portare via la drugia, l'etame, no? anche una volta prima quello, ecco. Allora cominciamo col bastone. Si costruisce la cesta, la prima roba è andare a fare i bastoni. I bastoni bisogna che siano dritti, senza nodi, perché sennò non vanno tanto bene. Dopo bisogna prendere quello che trovi, non è che sia proprio. Sapete che legno è questo? Nocciolo, è tutto nocciolo, la cesta è fatta tutta col nocciolo. Ecco. Ci vuole il nocciolo che non abbia tanti anni, che abbia, non so, 6-7 anni, non tanti anni, perché se no è o troppo grosso, se ha meno anni è troppo piccolo e non va bene. Si ricava le scoverze, che è quello che fa lui là, che sono queste qua, la scoverza. Se ne cavano 4 di larghe e 4 di sottile, più la cesta che fate, perché si può fare anche questa cesta. Ah, bellissima quella lì. Vedete la differenza? Sì. Ecco, ci vuole più tempo a fare questa? Sì, non immagino. Questa ce l'ha fatto l'uncinetto, pensa. Cos'è la linfa? È dove che passa la linfa della pianta. Se tu lasci la linfa, la cesta non dura niente, perché il tarlo, eccola qua, una cesta con la linfa è tutto buchi. Ti dura 3-4 anni a farla grande, una cesta così ti dura anche 50 anni. La differenza è fare il materiale buono e togliere la linfa. La linfa è molto importante. La togli subito, lo tagli anche dopo. Dopo fai le schedelle, che è questa, la struttura, questa qua. Fai le rosette, che è la bellezza della cesta. Ma non solo la bellezza, no, è anche la struttura, per mettere dentro la struttura, se no dove la poggi, non c'è. Ecco, questa è in costruzione. E dopo fai anche i cerchi, bello qua. Il più bello normalmente è il manico, l'altro è il cerchio, puoi farla uguale, puoi farla rotonda, come ti viene, insomma, non è neanche una, siamo capaci di farla uguale all'altra, perché non c'è un stampo, è solo un po' di fantasia, un po' di pratica. Ecco, 35 anche, 34, 33, 34 ore di lavoro, è quello che. Una cesta di vimini, vai alla mattina a fare i vimini, se sei un bravo costruttore, a mezzogiorno hai fatto il cesto. Vedi la differenza di costo, e di tempo e di pazienza che ci vuole. Lavoro di tanta pazienza, e
tanta manualità che fare una cesta con i lavori sono. Ecco, dopo se sapete, se chiedetemi qualcosa che vi spiego altro. Come fare a riempire la cesta? No. Per iniziare l'ingrosso non è impedito, non impedito mai di funghi. Perché quelli vi fermano. La fontana. Sapete perché la fontana ha due? No, dicono che fai sembrano belle ha due, no? Due vasche. No, uno si pone in alto sciacquo. Bravo, ma non è questo. E dovevano lasciare pulita la prima vasca per i bambini e l'altra potevano lavare, ce n'era anche due. Una, due, tre. Ma per quella era la fontana. Non pulita quella dove lavare. No, gli animali non bevono se c'è dentro sapone. Beh, sapone certo che no. Si vuole lavare, bisogna sapone, bisogna. Cosa usavano una volta sapone? Cenere. Ma insomma la bestia non mangia se non, sì. Non beve se non è buona, no. La mula. La beve marcia ma non con. No. Bravo, Elio. Allora, io procedo col gruppo, ciao ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, scusa, continua a seguire i miei video allora. D'accordo. Ciao. Come ti chiami? Dejo e la mula, il canale YouTube. Della mula, raccordati. Sì, come scrivi Dejo? Come è il tuo nome? Aspetta, adesso chiudo. Allora, è forte e... Sì. Veramente, complimenti. Vai. Le fate anche per vendere o... Sì, qualcosa. E sai, però in base a tutte quelle oggi... ore lì, quanto viene a costare una cesta come questa? Una cesta come questa ti costa 70-80 euro. Se quindi lavorate per pochi euro all'ora. 2 euro all'ora. Ah, appunto. Se mi va bene. Anche siete meglio... peggio che i cinesi voi. No, è un lavoro che... No, è una passione. È una passione. Solo se guardi. Non lo fai. Poi avrai una bella pensione, puoi permetterti di lavorare a 2 euro all'ora. Complimenti, ciao. Grazie. Ciao. Il fabbro che prepara, questi sono tipo chiodi, no? Fatti a U per tenere insieme i legni dei tetti, giusto? Che il risultato finito è questo qua, è ancora caldo. Questo invece come lo chiamate per spostare i tronchi? Sapino. Da noi sapin in piemontese, questo col manico, il manicato. Appena ristrutturato. Questo la sega così, noi il truplo in piemontese. Deve essere da battimento. Sì, da battimento. Lì al piccone gli fai la punta, la ravvivi. Sistemati una degli appriti. E poi la tempri anche o... Buon lavoro!
Questa incudine qua quanti anni può avere? Nessuno l'ha data, lei è 6. 1906. Beh. Qua si vede, si vedono gli anni. Lo modificava perché era vecchia. Ah boh, gli hai messo la morsa dall'altra parte. Sì. Invece è una tronchesina. Serviva per tagliare il reticolato nei tempi della guerra, il filo spinato, a 100 qualche anno. Signore che sgranocchia una fagioli e l'altra il grano turco e vabbè, ma la... andiamo avanti, c'è ancora qualcosa qua da sgranare. Sgranarsi dice, eh? Eh sì, in dialetto nostro. Ma anche da noi più o meno, il piemontese anche così. Adesso faccio ancora vedere un po' qua il nocciolo a bagno. Abbiamo il rouette dove si infilava la lana, un po' di indumenti vecchi, ferro da stiro che si scaldava sul carbone e sulla stufa. La burrera. Si metteva il latte dentro, la panna, poi con il bastone si schiacciava fino a farlo diventare burro. Guardavo, hai messo il laser lì per... Hai messo il laser? Non è un laser, assomiglia perché è rosso. Mi sono messo di qua così vedono la perfezione di quanto l'hai tirato dritto. Mai. Ma sì, è una dimostrazione, eh. Allora, mi hai riconosciuto? Sì. Dejo la mula, eh? Lo segui anche i miei video di qua? Sì, li seguo. Oramai, dappertutto. No, bravissimo. Poi... Io faccio vedere tutto nei particolari. Esatto. Se il video dura un'ora e mezza, chi gli piace lo guarda. Sì. Queste sono le scandole. Poi lo vediamo più avanti, la lavorazione. Più avanti li fanno. Ok. Sono venuti a fregarmene 3 pezzi stamattina. Ah, buono. Speriamo che vadano bene. Ma sì. Oh. Qua c'è la squadra anche di legno. Queste le faceva mio papà, da bambino le faceva queste. Accidenti. Mi è rimasta solo questa. È un ricordo questo qua. Bella. E quando dei nomi particolari queste accette? Allora, il dialetto nostro... Sì, ma dillo pure il dialetto. Questo è il manarin de squara.
Manarin de squadra, ok. Che serve chiaramente a squadrare. Per squadrare il tronco, ok. Abbiamo la fortuna qua, ne abbiamo due tetti, sia questo che quello. Sì. Sono fatti così. Oh. Questi sono ancora proprio originali. Una volta li facevano così perché non c'era una segheria, non c'era niente. C'erano segherie, però avevi l'incombenza di portare la roba in. Lo lavoravi sul posto? Lo lavoravano sul posto. Ok. Questo invece è per scavare. Questo è per scavare, fare le gronde. Piccoli, esatto, per fare le grondaie. Vedi che qualcosina so. Sì, erano di più grandi che erano per fare le fontane, per fare abbeveratoi delle vacche, quelle robe là. Ecco. Vabbè. E basta. Bravi, bravi. È molto semplice, però. E qua ci vuole tanta manualità. Tanta. Bisogna anche un po' di passione di recuperare anche questi mestieri. Questo è un mestiere che ormai si vedeva più da 70-80 anni. No, assolutamente. Che mentre una volta era abituale farlo tutti a casa. Tutti lo facevano, penso. Tutti erano. Questi non si trovano più, però ce n'era uno per casa. Sì. Ecco, ce n'era. Purtroppo. E così andiamo a dimenticare un po' le cose. Speriamo. Bisogna riavvivarle. Boh, ragazzi, io proseguo il mio giro, guardatevi nei video. Certo, bene. Ciao. Grazie. Ciao. Piacere di averti conosciuto. Grazie. Vedi che me l'ha fatta prima lei. Questa è la martelleura per riavvivare il filo di taglio alla falce. Thank you.
proseguo il mio giro allora. Ciao. Saluti, saluti. Continuo a seguire i video, eh? Sì. Ciao. Ciao. Arrivederci, ciao. Saluti. Allora. Abbiamo il falegname, ciao! Cosa facevate? Che io sono in ritardo. Ho fatto un po' di dimostrazione di come si usavano una volta gli attrezzi, quelli che si usavano veramente a mano. La pialla, pialletti. Quello a fare la perlina, l'angolare. Hai fatto anche le scandole? Le scandole no. Che l'ho viste lì sotto. Esatto, no. Abbiamo voluto fare il doppione. Facciamo un po' più da falegname, quello che si faceva una volta. Ok, le porte, le finestre, tutta quella roba lì. Le finestre. Le ringhiere. Le ringhiere, sì. Va bene, vado perché sennò sono in ritardo col in gruppo. Ritardo, va ciao. Ciao, ciao, ciao. Buona giornata. E di qua là, il tour? Qua campi da golf sembrano. L'ho raggiunta, quella natura a cavallo. Ma cos'è questa divisa? Sei natura a cavallo, vi seguo nelle avventure che fate. Sì, sì, sì. Ho visto. Ti ho scambiato per. Cuneo! No, ma dove sei alloggiato? Sono giù a Primiero. Aspetta, adesso scendo. Allora, tu segui i miei video. Ti piacciono? Sempre in montagna, e poi le fiere, le vacche, le capre, le pecore. Bravo, bravo. Ma sei di... te abiti qua? Sì, là sopra, in quella casa là sopra, in cima. Quella lì marrone lì? No, quella lì è un fienile. Come ti chiami? Martino. E tu? E abiti anche qua? A Gobbo. Bravi, bravi. Allora continuo a fare i video. Sì. Come si chiama il cane? Buono, non è rosso. È mio. È tuo? E se segui i video devi sapere. L'anno scorso. Vedi. Continuo a seguirmi. Anche io ho un canale. Aspetta, bella Gobbo. Ciao, ma mi hai conosciuto? Subito ti ho conosciuto, subito. I miei bambini ti guardano sempre. Ma è quella, tutti quello laggiù, il bambino. Sì, Martino sì. E Carlo. Martino, sì, sì. Martino e Carlo. Ma me l'ha detto. Sono arrivato anche da voi. Bene, ci aspettavamo. Perché noi guardiamo sempre. Grazie. Gli appuntamenti anche giù in Piemonte che aveva a fare sì, la sì, sì. Adesso, domani, dopo la Desmontegada, parto subito a fiera giù a Cuneo lunedì. Ma adesso chiudiamo, mangiamo qualcosa. Abbiamo un parente a Cuneo giù. Allora, dove? Un attimo. Lo sai, Vasca. Ah, ma me lo diceva. E tu papà, con il signore? Sorella... Io l'ho preso per una guardia, subito ha detto subito. Qua. Subito. Io
continuo a documentare tutto, perché sai come, i miei video sono spartani così. Quello di buono. Allora, un buon bianco. Che razza è questo bianco? Che razza è questo bianco, chiedono. Oste. L'oste è il bianco di Elvanoi. Del Vanoi, l'erba proprio... del Vanoi. Benissimo. Sì. Allora, come la trovi pioggia? Ti piace? Sì. Guarda. Dai pioggia, vatti a fare un giro, dai. Vai. Oh, fermo. Date qua la signora, il costume tipico, eh. Guardi, che non mi voglio mai. Cin cin. Cin cin. Andiamo. La pioggia. Lo spuntino l'abbiamo fatto. Adesso ho trovato questa bella ragazza. E di solito è mia abitudine filmare i balconi, no? Perché sono fioriti. Beh, non è che sono sti balconi, eh. No, sono a posto. Come ti chiami tra l'altro? Cristina. C'è il cavallo tuo, mi hai detto l'arabo. È quello? Vieni. Primero. Di? Primero, sì. Vieni a fare la passeggiata con noi. Ah, vai in passeggiata? Ma sì, facciamo un giro dei mesi. No, va bene, ma no, per farlo da sola no. Va a fare il giro? Con me, con me. Dovrei andare a prendermi le sigarette in macchina. Ma io ne ho qualcuna, dai. È fatta. Ma tu hai il maneggio qua? Eh? Fate maneggio? No, io sono una guida equestre. Faccio i giri della fobia del Trentino orientale. Che ho visto le indicazioni, sì. Sì. Ciao. Oh, che te sei geloso. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ale, adesso seguo Cristina. Ciao. Sono riusciti a partire. I cavalli fanno amicizia, cavalli e muli. Speriamo di fare amicizia anche noi. Che sembrava avessimo tosse da vermi. Saremo prossimi alla tappa, sì. Qua ci sono gli altri amici dei cavalli. Carlo, vuoi salire con me? Dai, ti metti qua davanti. Però chi è che me lo mette su? Lo devo mettere su. Pioggia. Abbiamo già creato un bel gruppo. Ai, sdoma! Una classica mulattiera, come abbiamo anche noi in Valmaira e nelle varie valli, con i muri a secco sopra e sotto. Qua ricostruiscono i muri caduti. Questi sono gli artefici dei muri a secco. Ah, che belli. Che la viziano subito pioggia. La mela, metà per uno. Napoli, dai, l'angra. Buona. Mi sono fermato lì sotto a chiacchierare con quelli del maneggio, siamo rimasti in ritardo. Che il pony? Qua il pony si è dissellato. Chiudi Oscar là. Dai, guarda, mettetela.
Roberto è bagno. È un problema, se no. Cioè qua non puoi entrare perché c'è roba da mangiare. Chiudi la porta anche. E invece. Dove ci diventa un problema? Storica. La terra di me, della, dove è partita in pratica la mia famiglia è stata usata, diciamo, Fate, questa signora ieri mi ha già visto giù a Transacqua e mi ha riconosciuto. Ma guardi anche i miei video. Sì, sì, io ogni tanto li vedo anche quelli, sì, sì, sì. Dappertutto. E qua abbiamo il succo 2, grazie. Questi pizzi li fate voi? Sì, tutto tessuto artigianale, anche il lino della tavola è stato fatto a mano. È quello già datato degli anni, penso. Quello della nonna. Della nonna. Della Io ci ho dormito in queste lenzuola, la mia nonna. E sono freschissime d'estate queste, eh? Sì. Eccezionale dormire qua d'estate. Non senti il calore, non sudi, sono eccezionali. Mentre questo è il telo che serviva per il fieno, no? Vedi che hai i legacci. Sì, sì. Qua. Per portare il fieno, quella roba lì si usa, sì, sulla testa. Anche da noi è uguale, in montagna più o meno. Buono. Mettiamo su che fondo questo. Con lievito madre. Quindi si sente il gusto completo dell'erba, della, perché ha comunque una differenziazione tra la produzione invernale. Ma no, ma no, piacere, piacere. Buongiorno. Buongiorno. Ora sono qua per imparare anch'io di questa casa nuova, della casa d'Arbata, ma di una delle poche al potage. Andate un po' qua, che soffitto, tutto a cassonetti. Buongiorno. Buongiorno. Lo sta filando la lana? No, non filo, questo è il corlo che disco le matasse per fare. È già finita. Per fare i gomitoli. E questo come lo chiamate voi in dialetto? Questa era la roda da filare. Da noi il ruot, il ruotino. La roda da filare. Era per il vino. Grazie. Una sega con l'archetto proprio in legno. Fate le bellissime foto. Questo è il retro della stufa. Qua abbiamo il balcone, dovrei vedere le mule. Ah, qua è una cosa particolare. Questo qua, secondo me, era il cesso buci. Permetto di aprire, difatti ve lo faccio vedere. Qua c'era il coperchio che chiudeva e andava a finire tutto sotto dove c'era, magari c'era la fossa per il letame degli animali. La pioggia dovrebbe essere lì dietro, ma non si vede. La ricotta. Cosa sì, dai. Tutti quanti da qui. Via. Da questa parte. Signori, di qua. Va bene. Infatti non nascondetevi. Ieri ho conosciuto questa signora che non voleva farsi riprendere e oggi io l'ho beccata. Abbiamo pure fatto la foto assieme. Ciao, eh? I miei video sono così.
Ciao. Infatti, ma li conosco, e ti ho beccata. No, ma li conosco. Appunto. Boh, proseguo il giro. Qua è il puttagè, come lo chiamate voi? Nel puttagè. E questa è dove facevate i formaggi. Guarda lì, guarda che meraviglia. Guarda poi. Si accendeva il fuoco qua, si metteva il pentolone lì. Certo. Ma che bello. Ma tu sei andato nella studio di là? Adesso sono in macchina con Oscar perché la guida qua trentina mi ha fatto saltare addirittura due o tre tappe. La Cristina aveva fretta. La Cristina. Aveva allora, lei spensava già la serata porte della birra. Allora, adesso andiamo a vedere cosa c'è qua da un allevamento. Un allevamento di mucche, c'è cioè una vecchia stalla con la Carla e Ivano. Ma ci sono le mucche dentro? Ci sono le mucche, okay. Original, perché loro vivono di questo, hanno le mucche proprio. Benissimo, non merita proprio andarla a vedere allora. Sì. Non devo fidarmi di nessuno, devo viaggiare per conto mio anche qua in Trentino. Sì, sì, sì. Ci giunti. Queste sono pezzate rosse, no? Sì, sì. Alle Pose della Val, qui siamo. Località Pose della Val, della Carla e Ivano. Allevamento di mucche. E loro allevano ancora come una volta. Come una volta, con le corna, finalmente. È giusto, molto giusto qua. Che sia così. Tagliano qua, fanno il fino qua d'estate e alla primavera, all'autunno, caricano il maso e vivono qua al maso. Ok, andiamo a conoscerli. La stufa accesa, eccola qua la signora. Buongiorno. Ciao, ciao. Ciao. Mula qua. La mula, insomma, poi ti spiego. Adesso passare, chiudo un attimo. Guarda che mila mula ha, perché fuori di te, perché non devi cavare. Come ti chiami te? Io mi chiamo Carla. Carla adesso mi fa vedere la stalla proprio come una volta, sì, giusto? Sì, e Carla, pensate che qua, anche lei mi segue tutti i miei video. Ciao. Guarda il vitellino che puppa. Bellissimo, l'abbiamo beccato. Qua 3 giorni. Ah, pensi, ti e là, passa. Lui è tuo marito? Lui è Ivano, mio marito, questa è una mia ciao, amica. Ciao. E questo giovanotto qua è quello che mi ha aiutato tutta l'estate col fieno. Sì? È bravissimo. Bravo. Sì. Mantieni le tradizioni. Ecco. Allora adesso siamo pronti al maso, no? Allora Ivano ha il compito di mungere. Però quella lì, visto che ha partorito, lasciamo come lo chiamate il primo latte qua? La colostro. Il colostro. Sì, sì. E noi in piemontese il bet lo chiamano. Il bet. Il bet. Ah. Ma che roba la natura, sempre. Sì, questa sì. Questa qui sì. Ha partorito 2 mesi di notte. Siamo andati a prenderla. Adesso vediamo anche la mongitura. Speriamo ne abbia, e non il primo. Ivano. Comunque non sì. Pensavo di essere seguito così anche in Trentino, eh? Aspetta, dai. Aspetta, fai vedere le cose. Cerco di far vedere le cose vere, sì, sì. Adesso mungi i docchetti di avanti. Mungi a pollice o a manciata? A pollice, così, a pollice. Di solito. Ma anche a pugno così, sì, sì, sì. Bisogna vedere come. Ma una volta che scendeva in Maida, dicevano che i veri mungitori mungono così col pollice, perché quando ne mungevi 20, 25, 22... Ti stanchi 23, di meno. Ma ti stanchi, fai più forza così, sì, ti stanchi sì. Meno, insomma. Dopo c'erano quelli che mungevano a mano con... Ma mungevano così a pugno e uscivano magari da uno all'altro, insomma, bisogna vedere anche... Vediamo bene il vitellino. Così che si avvia meglio. Con la mungitrice, quando che le amari qualche fusellino o qualcosa,
se tu ti fai con la vincitrice la vai te la fanno in su che la fa questo lavoro qua. Troppo sì, sei troppo simpatica. Quindi facciamo vedere i balconi fioriti. È sempre una adeguata però, è sempre quella giusta a te. I miei video, i miei video, i miei giovani. Invece dei 60 anni io non ne ho. Sì, sei troppo simpatica. Mi hanno detto Angelo, Angelo. Angelo, sì. Che facevi le scandole, ma ti vedo lì molto social. La rovina dell'umanità sto social. Fammi vedere fare le scandole, va. Fagli vedere fare le scandole. Dai, fammi vedere. Dai, op, che te fai mai. Pensa come se la guadagna crostandola là l'angelo. Mi manca la massuglia. Perché gli manca la massuglia proprio. Lui la fa senza. Guarda che bene. Allora, taglia ancora una volta. Fine. Adesso la squadri. Ancora troppo larga? Sì. Troppo spessa, voglio dire. Fai vedere lo spessore. Molto caratteristico. Voilà. Questa sarebbe finita? Sì. Benissimo. Un centimetro e mezzo di spessore, più o meno. Bravo te. Ecco. Ti lascio andare avanti con i social. Con i social. Con i social, vai avanti con i social. E qua l'aiutante che fa i legnetti per accendere la stufa. Belli piccoli, altro che diavolina, lui prepara i legnetti più piccoli. Allora, spaccamene anche qualcuno, va, spaccamene qualcuno, almeno uno. Primo colpo. Voilà. Grazie. Prego. Lassù sulla, su quel legno là c'è il grano turco appeso che abbiamo visto stamattina all'inizio che lo sgranocchiavano. Lì è messo per essiccare. E lì è il fieno, quello per i conigli, quello più fine, giusto? E invece di là c'è il trasporto del fieno. La slitta, la faccio vedere la slitta pronta. I famosi pali dove si asciugava il fieno per fare... Quando il tempo non era tanto stabile, si faceva asciugare così. Te lo spiega Ivano, te lo spiega. Ma lo fate ancora così o no? No. Adesso gli essiccatoi. No, gli essiccatoi non ancora. Lo seccate bene, boh. Lo secchiamo bene. E lo portate sfuso sul fienile? Sì.
Se lo vedi un po' qua in giro. Se no poi lo pressate. Se no lo tagliamo. Ah boh, un rotoballo piccolo. Ne facciamo un po' di sfuso perché qua non varrebbe la pena. Bisognerebbe, nel fienile dove lo mangi, costerebbe meno a fare lo sfuso. Però. Ah, lo so. Però bisogna portarlo dentro qua. Intorno qua bisogna portarlo dentro. Devi passare da sopra sulla strada. Dentro ancora con lenzuolo. Con lenzuolo sulla testa. Si può vedere a caricare il lenzuolo. Mi fai vedere come lo carichi sulla testa. Dai. Dumba. Ma lo fai te? Io glielo carico. Ah, boh. Andiamo. Qua vedo che è tagliato col tagliafieno questo. Questo è tagliato col ferro. Si vede il taglio. Questo è il tagliafieno. Come lo chiamate in dialetto voi qua? Questo funziona ancora perché... Sì, è bello, bello affilato e da lì spingi giù col piede. Sì, da qua spingi giù col piede. Okay. Si fanno i tagli così. Una volta, quando non c'erano i bonatrici qua da noi, il fieno nei fienili così di montagna, dei masi, si portava a casa tutto così, o con la slitta, o poi, quando sono arrivato io poco con la slitta, si caricava sempre sul rimorchio del trattore, sì. Ma si facevano tutti i tagli così e si caricava. E si caricava. Allora, adesso vediamo caricare il lenzuolo, no? Si chiama? Si attava su così il lenzuolo. Si appoggiava la testa, si guardava a prenderlo. Alza. Voilà, subito bilanciato, giusto, subito bilanciato, si vede che sei esperto. Sei giù più basso, devi per andare, lo fai voleggiare finché è bilanciato giusto, che potresti portarlo anche senza tenerlo. E dopo si va direttamente nel fienile e si scarica. Adesso questo qua non so se lo porti subito nel fienile o che. Porto il suo ormai, va. Capite che fatica che era. Dopo questo è piccolino, di solito si carica. Ah, lo so. Dopo si andava su fino nel fienile, là si scaricava e si faceva la tassa grande. E più salivi la scala, no, è qua. No, questo è il primo taglio, lo portiamo qua. Allora. E qua dove è stato tagliato per fare le dimostrazioni. La dimostrazione della slitta. Guardate che taglio. Una volta quello che si mangiava qua. E dopo la parte centrale, quella che aveva, adesso questa qua non è grande, ma quando la tassa si faceva su in alto, qua veniva bello, bello fisso, più fisso di così. Ma... E si tagliava tutto e si portava via con la slitta o il morto. Bravi, tenete vive queste tradizioni. Allora, io mi sposto alla prossima tappa perché... Noi ormai per l'età che abbiamo, sì, la teniamo ormai da tradizione, ma è che non c'è più nessuno dietro. Ma dietro non hai nessuno? No, noi non abbiamo figli. Ah, anche peccato. Anche i figli ormai non mantengono più una stalla così. Sì, si attrezzano, si modernizzano. Perché sì, uno se deve stare sotto lavoro deve avere anche un reddito e allora bisogna avere più multe. Sì. Ma se si va in Alto Adige, ad esempio, ci sono ancora le stalle da 5, 6, 7, 8, 10, perché c'è una tradizione e uno anche se va a lavorare, che anch'io fino a 5 anni fa ho sempre lavorato e le vacche erano un surplus, c'era la moglie che è sempre occupata tutto l'anno. Ah sì. Però io andavo a lavorare, dopo alla sera, la mattina in stalla prima di andare a lavorare, dopo lavorare, poi si tornava e alla sera nuovamente in stalla. Invece adesso... Però adesso bisogna essere liberi e non si può più, questo... Non si vede l'ora di uscire dalla fabbrica, dall'ufficio, andare sul divano, andare in palestra. Questa è palestra, questa è palestra, vero? Boh. Io ti ringrazio, sei stato troppo gentile a farmi vedere tutto. Ciao. Ciao. Stavi bene. Ciao. Solo via le cose. Sennò la fanno. Panna è già tutto. Qua il carto giusto. Sono le ghette, giusto? Sette. I calzoni che c'hanno. Cappello, zaino. Adesso entro, permesso.
Ciao, ciao, ciao. Allora, cosa fate qua? Quella lì è una calza. Passiamo il calzino, calzini. Con tre, lo fate, no, quattro. Quattro ferri. Perché vengono già finiti, no? Come? Sì, vengono già finiti. Li faccio anch'io per i bebè. Per i piccolini da bambini. Sì. Vedi se vuole. Sì, nella cesta ci sono quelli per i bambini. Ah, quelli finiti. Va. Per le nipoti. Buongiorno. E lei ritama? Sì. Tu lì sempre calza? Sempre calza, sì, sì. E fate dei corsi a insegnare o no? Lasciamo andare tutto a perdere? No, noi siamo dell'ecomuseo. Ah. Ci ritroviamo due volte alla settimana a fare o calzino, o ricami. Ma insegnate anche? Per condividere il nostro sapere, ecco. Perché a un certo punto se io so fare una cosa, tu non la sai fare, te la insegno. Sì. Mentre tu ne sai che hai un'altra, la insegnate, ok. Perché bisogna tramandare. No, ma i giovani... C'è qualcuno? C'è qualcuno, non sono tanti, ma qualcuno c'è. Questo invece cos'è? È uno sfilato. Buongiorno. Io quando facevo le elementari la maestra mi faceva fare mezzo punto. Bello! Sì. Era di moda allora. Ma perché io da maschio volevo fare il traforo e fare quelle cose lì, però sporcavo. Allora mi facevano fare mezzo punto. Non sporcava più. E il tempo passava lo stesso. Sì, sì, sì. Almeno ero lì attento. E non sono riuscito a fare un quadro 40x40 in 6 anni di elementari. Però... Dai, io vi saluto, vado alla prossima tappa, va, che sono in ritardo. Ciao, 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 ciao. Adesso lo sveglio. Oh! Ti sveglio o no? Povero! Stava riposando. Un'altra frazione. Qua sarebbe bello venire anche a documentare lo sfalcio, la fienagione, in queste pendenze. Da qua c'è la motovalciatrice, tutti i mezzi da montagna. Hai pioggia, dove andiamo a raggiungere l'arabo e Cristina. Sbuffi, bene, non ti piace? Qua c'è un trailer, Defender, passo lungo, questo un mezzo da montagna, paura. Laggiù pioggia, non ho ancora visto il lama, perché se vede il lama senz'altro ha paura. Guardatela il lama. Datevi da fare, perché sapete che io filmo tutto, eh! Non posso beccarvi lì fermi col bicchiere in mano! Ciao ragazzi! Da come ho capito mi conoscete, quindi non scendo neanche dalla mula, dai. Vediamo le operazioni qua di legno da focaggio. Focaggio. Allora, quello lì spaccato. Qua proprio un lavoro a catena come le moderne seghe industriali. Spacca questa taglia. Taglia poco, eh. E come lo chiamate quello lì? Questo è il sicuro americano. Noi in piemontese è il truplo. Truplo. Seconda domanda. Vai. Stasera siete giù alla festa della birra? Stasera siete giù? Io penso. Ah, ok. Credo. Che? Allora bile. Facciamo un po' di festa. Guarda che c'è anche qua Russo, eh. Ah, sì. Guarda che c'è lo zotto, guarda, da mangiare. No, ma adesso mi presento. Dai, taglia. Viva la voce!
Adesso, voi tagliate, io guardo un po' il lama, dai pioggia. La mula secondo me ha paura. Ha paura dei lama. Guarda, guarda, guarda. Ma mi era successo già un'altra volta. Loro hanno paura della mula, io, lei ha paura dei lama. Ma guarda. Provo a farla andare avanti, ma... Vai, vai. Dai, dai. Dai, su. Dai, pioggia. No, ma anche questi... Guardali. Tu li usi a far passeggiate così? No, faccio il trekking. Ah. Il trekking. Bello, bello. La natura, gli ambienti. E il lama, io faccio le domande da cittadino. Non viene ferrato, giusto? Assolutamente no. Il lama sotto i cuscinetti. Al cuscinetto come il cane, diciamo. È della famiglia dei camelli. Sì, 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 sì. Il cuscinetto, le due ambiente davanti. E si usurano sulle pietre così, bisogna fare attenzione. No, se camminano si consumano, se no vanno tagliate due volte all'anno. Ah, proprio le tagliate anche. Però come cuscinetto non ha problemi di usura che... No, perché è tipo un callo come i cani. Ok. Si consuma come i cani. Basta non tenerli in città da non far niente, ok. Loro sono sempre in mezzo ai prati. Sì, sì, sì. No, quindi il callo si mantiene. C'è, c'è. Bellissimo. Vabbè, comunque sono attenti, eh. Vabbè, loro sì, tantissimo. In mezzo ai lama, adesso in mezzo ai lama. Allora, io avevo avuto una mezza idea, adesso la dico qua. Ah. Volevo comprarmi una zebra, portare la zebra in montagna. Boia. Ma i prezzi folli. Prezzi folli. Ma dopo poi anche? Sì, sì, sì. Dicono che è inaddestrabile, ma si monta. Sono sicuro che ce la farei. Vabbè, sicuramente, se hai fatto col mulo, fidati che... Addestriamo la zebra. Vai. Se gli affari vanno bene, compro nuova, la zebra. Nuova scommessa. A 100 follower? No, a 1000 follower facciamo. No, la... No. 1000 follower, ce ne va 50.000, eccolo, non basta. Vai. 50.000 follower, prendiamo la zebra. Dai, vediamo. Fatta. Via, andiamo avanti a fare la un giorno, un dì al maso. Complimenti comunque. Grazie mille. Tu dove sei qua? Ma fai, che fai passeggiato? Vuoi dire un numero, lasciare un numero di noi telefono? Noi abbiamo uno chalet sopra. E ben, di bisogna nome? Andare su chalet nel doc. Ok, lo trovano in internet. Su sito ora. Si telefona e si prenota. Ok. E fate passeggiate per le mulattiere, i sentieri? In mezzo al bosco proprio. Un giorno, più giorni? Dipende tutto da quanta richiesta c'è, dal tempo. E nel 4 da poter... 12. Tu hai portato solo... Abbiamo portato i principali. Complimenti. Grazie complimenti. Mille. Bravo te. Saluti. Ah, cosa sono quelli lì? Eh? Cosa sono? Allora, avete finito di tagliare? Possiamo fare l'aperitivo? Quasi. Mi sa che prima che è notte è dura. Forse sì. La birra l'abbiamo fatta, adesso tagliamo sto... Guardate un po' qua. Oh, taglia, eh? Sì. Taglia, taglia. Siete bravi, eh? Siete dei bravi segaioli, devo dire. Bei tempi. Yes, bei tempi. Bene, giovani, eh? Vede, quando eravamo giovani. Ma come le muovono? Si lamentava quando si stava peggio. Mamma. Buongiorno. Ma io è cascito, attento ai piedi, sempre.
manco, se sbaglio qui. Eh? Non lo tu fai le gambe, eh? Tu fai le gambe, te. Certo. Ce ne sono, è caratteristico della Valle d'Aosta. Caratteristico, infatti ce ne sono un paio di maggi, la Cauria, la Canale, la zona Canale, la Canoia, anche il giro sono tutti i questo cane qua, stavo dicendo con loro, che assomiglia un sacco a whisky di Checco Marion e mi hanno detto che è il nonno di whisky. No, whisky è il nonno. Ah, whisky è il nonno di questo? Ok. E Ice non lo guarda, tocco. Lui gli abbaia Ice. Io mergo. Grazie. Dai di. Ripetimi perché mi non mi ricordo un cazzo. Dejo, quello della mula, ha perso le mule. Ragazzi, Dejo, quello della mula, ha perso le mule. Andiamo a cercare le mule. Oh, ciao ragazzi, ci vediamo stasera giù a Transacqua per la festa della birra. Bene. Ciao, 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 ciao. Le mule al pascolo, trulle, trulle, qua l'erba bella alta. Dov'è che stanno meglio che in Trentino le mie mule? Dai. Le mule le ho recuperate, ciao, ciao, a stasera, ciao, ciao. Ho trovato queste belle signore che hanno di qua un nuovo campo da bere. Ecco lì, rosso, rosso. Sai che vado via? È succo d'uva rosso. Succo d'uva. Ok, no, perché c'era anche succo di mela, però non mi piace tanto. Grazie. Prego, sì, prego. Sì. Qua, cos'è la specialità? Minestra d'orzo. Con le costine affumicate. Costine affumicate. Ossi, ossi di maiale, insomma, affumicate. E piadina di maiale. Ok. Adesso assaggiamo. Te mangi e dopo fatti un selfie. Quando hai finito vedrai che sei felice. Cambio completamente. Io sono felice sempre. Quando sono in questi luoghi qua, sempre felice. Fammi vedere qua. Dai, dai, no, gira col bastone. Si chiama mescola. È la mestola. Mescola. Mescola, ok. Oh. Stile polenta. Sì. Se a prima vista pensavo fosse polenta, no, ma è meglio questo della polenta, meglio, meglio. No, allora mangia però perché... Sì, adesso mangio. Che devi anche mangiare. No? Mangio, bevo, faccio le mie mule stronze, sono arrivate qua dove io mangiavo. Così ne approfittiamo per fare un po' di foto. L'Angra, vieni qua. Angra, Angra. Ciao. Stanno arrivando, le volte. Abbiamo preso un sentiero, una mulattiera qua negli abeti, guardate che diametro che hanno questi abeti, Ice scorraccia libero. Abbiamo trovato una strada incementata. Sì, qua che abbiamo raggiunto gli amici coi cavalli. Arrivo, arrivo. Ma io sono come le donne, no? Parlo, parlo, parlo. Arrivo. Qua cosa abbiamo? La polenta. Polenta. Salsiccia. Salsiccia e il crauti. Qua il crauti non può mancare. Grazie. Ah, che piattone. Per carità,
E me devi ritornare. Ah, non è finita. Thank you.
Canta, canta, canta. L'amore, l'amore, la morte viene che va. L'amore, l'amore, che lo so fare. E chi lo so fare? Nel bosco adesso dovrebbe esserci la fase che tirano, tagliano i tronchi di abete e li trainano coi cavalli. Queste due fanno le stronze, si mordono, l'angra sembra stronza. Ecco che siamo arrivati dove ci sono i norici che trainano i tronchi. Ciao ragazzi! Tardo ma arrivo, eh? Io faccio le tappe lunghe. Attaccane uno che sei. Mamma mia.
Qua c'è il divieto, eh? C'è il divieto? C'è il divieto, sì. Come mai? Per gli arabi. Ah, per gli arabi. No, è successo comunque, ho visto ancora gente cadere con la sella mona. E anche quella che passa solo al col del cavallo. Beh, oh. Se uno non è proprio stupido. Guarda, battiti. No, secondo me no. Dopo ben vengano gli aiuti, però. Ah. Allora, Ice ha trovato il suo basso. Dai, spostami, dai, porta. Porta. Venga, Ice. Dai, porta qua. Porta, dai. Dai, che è troppo grande. No, no, ce la fa. Porta, dai. Dai. Porta, sì, vedi. L'arabo sembra un moscerino vicino a questo. Sì, però non se ne rende conto. Sì, sì. Sì, ma lascialo. A noi fanno la lizza, tira con il mare. Si chiama il colpo, quando gli piace tira, chiama il colpo. Quando veniva giù, qua dicevano above. Eccolo! Vessi, vessi, vessi. Voilà che è arrivato. Una volta questo lo facevano in maniera tale che va dentro così, si piantano e poi passa il colpo dopo tutto giusto per togliere. Per vedere bene quello che fa lui, facciamo così, ci mettiamo qui dietro così ci vede. No, no. Ci mettiamo tutti qua così vediamo bene. Lo porti di là il legno? Sì. Qua dove portano i tronchi noi ci abbiamo per diciamo per l'ultima tappa. Ciao, io faccio video, tanto lo buttiamo lì, tu sai. È quello che serve per il lupo, giusto? Sì. Eh?
Ne avete anche qualcuno qua? Girano che qua. Appunto. Quindi carico, puff. A camisi di righe secondo me. Dico se lo che spacco la testa. Aspetto 91. Le forze armate fino a 1970. Quello lì, quello che ha scelto per avanzare Kennedy. Il primo qua. Ma manca questo modello. Manca l'attacco con la baionetta. C'è anche la baionetta. E qua ma ti devi. No. So che non la può. Pioggia, molla. Ha finito col cavallo, è partito. Guarda qua, qua me la viziano l'angra. Ciao! 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 Bambina, come ti chiami? Ciao. Dove sta Mulo? Mulo. Pioggia. Si chiama Pioggia, guarda che sta iniziando a piovere. Carezza. Speriamo che non piova. Ma bravo. Guardalo sui trampoli. È difficile star lì sopra? Come te la slitta avete? Noi prima come si chiama il cane? Non mi ricordo come si chiama il cane. Eh? Come si chiama il tuo cane? Ice. 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 Sì. Cosa assaggiamo qua? Dov'è la Marina? Marina, dov'è Marina? Ciao Marina. Ciao. Cosa assaggiamo qua? Qui c'è l'infuso del malgaro, che si chiama così perché è un infuso digestivo che aiuta a digerire tutto. Quindi c'ha dell'alcol dentro? No, se non c'ha del... ha solo erbe del luogo. No. Dai, assaggiamo. Queste sono coltivate... Dose doppia perché lei ha perso il bicchiere. Vediamo un po'. L'infuso del malgaro, foglie di lampone... Menta piperita... Le foglie di lampone sono spontanee, la menta piperita coltivata, la melissa coltivata, camomilla coltivata, semi di finocchio coltivati, timo selvatico, frutti di cardi e alcumino selvatico, calendula coltivata e fior d'anniso coltivato. Sarebbe questo infuso. Sarebbe questo infuso qua. È un ottimo digestivo. Sì. Ok. Ne abbiamo bisogno. Aiuta a digerire i pranzi pesanti. Ad esempio pasta alla carbonara per... Ok, dai un pure a lei. Grazie. Vuoi un bicchiere? Ma no. Cin. Per me è per cin, giusto da bere. Bevi. La tappa con l'associazione pescatori del Vanoi. Mangiamo le trote qua? C'è qualcosa alla brace? Non avete portato niente? Bellissimo, che razza è? È un bastardo. Bellissimo. Ciao. Ci organizziamo, prossima volta facciamo tutta la struttura. Ciao ciao!
suono della sua chitarra si appassio la sua tre più il sole tocca l'orizzonte ce lo si fa rosso e blu. Nella vecchia fattoria ragazzi, chiudo qua questo video della un dì al Maso e mi sposto a Transacqua per la festa della birra di questa sera. Qua mi hanno chiesto di fermarmi, però avevo l'appuntamento giù a Transacqua con gli amici giù di Transacqua. Ciao ciao a tutti, al prossimo video.